installazione gioca sul concetto di tempo. Quando entrerete, spero che vi sentirete trasportati in una zona temporale che mischia passato e futuro, che usa oggetti del passato per creare qualcosa di bello. Qualcosa di bello è sempre legato al futuro, comunque. E detto questo, perché non voglio mai aggiungere troppe parole alle opere, sono anch'io contento di aver ridato il brolletto alla città, quindi. È vero. No, siamo soddisfatti perché, appunto, come ricordavamo, Miniartest è stato il primo evento culturale che si è aperto in città nel momento in cui la Lombardia è diventata zona gialla, ed è una cosa che sicuramente ci inorgoglisce tutti nelle sedi, insieme a Miniartest, il grande lavoro di Metamorfosi e ora anche col brolletto, quindi insomma, ci siamo. Assessore Livia Cioffi, un pezzettino per volta stiamo componendo un grande puzzle estivo, no? Quest'anno. Siamo partiti con Minia Textile, oggi presentiamo un altro pezzettino sempre di questa bellissima mostra di arte contemporanea. Presentiamo un altro pezzettino di questa bellissima mostra e chiaramente siamo contenti. Questa mostra in realtà va in continuità con le altre, nel senso che le altre termineranno il 18 di luglio, questa invece che è appena cominciata ci terrà compagnia fino a metà settembre e poi vabbè, riabbiamo finalmente, ridiamo alla città il brolletto, per noi è una grande soddisfazione finalmente. Piano piano stiamo ridando i luoghi della cultura ai cittadini comaschi e ai turisti. Sì, perché ricordiamolo ai nostri spettatori che ci stanno guardando in questo momento, ci sono tanti luoghi che sono stati chiusi un po' per il Covid, ma anche per questioni diciamo di sicurezza precedenti. No? Esatto, ragionale. Grazie al... li abbiamo messi a posto tutti con, con i contributi della legge regionale, la legge 9, e quindi adesso è pronto il brolletto, ma è pronto anche Spazio Natta, a breve dovrebbero consegnarci anche San Pietro in Atrio, quindi veramente tutto quanto, mancherebbe soltanto l'ex chiesa di San Francesco, beh, è i musei, quindi è un po' annosa la situazione, però adesso non è il contesto per stare qui a fare polemiche. L'ultima cosa che le volevo chiedere è un po', allora, adesso siamo a metà del Villa Olmo Festival, che è questo grandissimo evento che proprio il suo assessorato ha voluto fortemente, e stiamo andando veramente molto bene. Però aveva detto, ricordo, mi ero segnato, ha detto che anche nella città murata ci sarebbero stati qua e là degli eventi, quello di... Palazzo Cernezzi, tanto per cominciare. Noi avremo praticamente tre serate all'interno di Palazzo Cernezzi, che è teatro, sono tre serate gratuite, quindi che sono patrocinate, ma sono anche, come dire, finanziate dal settore turismo, quindi sono tre serate gratuite, sono tre spettacoli su tre temi, diciamo, abbastanza, come dire, innovativi, quindi lasciamo un po' di sorpresa poi quando e che ovviamente occuperanno lo spazio all'interno di Palazzo Cernezzi, che anche quello è da tanto tempo che non veniva utilizzato come teatro all'aperto. Poi abbiamo già il cinema all'aperto, inteso all'interno del museo, dello spazio del Museo Garibaldi, il cinema, l'Arci, che organizza praticamente delle serate, e proprio oggi abbiamo patrocinato un'altra iniziativa in Piazza Martinelli, altra iniziativa cinematografica, tra l'altro da un'associazione di promozione culturale composta da giovani, e di questo siamo felici, per quattro serate di cinema all'aperto in Piazza Martinelli. Più, devo dire, una serie di spettacoli, tra virgolette, che il conservatorio probabilmente ci darà la città all'inizio di settembre. E poi non dimentichiamo che ci sarà anche il Palio del Baradello, chiaramente con modalità un po' particolari, un po' diverse, perché comunque siamo in periodo Covid, ma insomma l'animazione c'è. Cioè, e poi dopo da settembre, riparte Palio Olario, ripartono tantissime cose. Per cui, l'abbiamo detto proprio ancora in tempi non sospetti, non dite che a Como non succede mai niente, perché l'assessore veramente questa volta si arrabbia e ha ragione. Grazie mille. Grazie, buona serata.